tutti, il mio nome è Fra Gerolamo e ho l'onore, conferitomi dal re della Baldoria, di guidare questa celebrazione ed elucidare le vostre menti raccontandovi chi era realmente il signor Carnevale ed il perché del suo così buffo nome. Esso nacque in un luogo lontano e misterioso, chiamato Terra, circa 2012 anni fa. Non si sa molto di lui, della sua infanzia e della sua famiglia, ma quel che è certo è che in sua presenza, sia in passato che nel presente, abbiamo superato momenti in cui vige la più assoluta libertà e dove tutto diviene lecito, dove ogni gerarchia decade per lasciare spazio alla maschera, al riso, allo scherzo e alla materialità. Padre di numerosi figli, creò le più grandi e buffe maschere, come Pulcinella, Pantalone, Balanzone, Brighella, Arlecchino ed infine la Bella Colombina. Il signor Carnevale, dunque, era colui che dirigeva feste popolari, luoghi d'allegria e di scherzo. Il suo buffo nome deriva dal lontano latino Carmen Levare, che significa togliere la carne. Questo anzitutto per regolare la sua enorme statura e poi per indicare il digiuno che si verifica dopo un periodo di allegria e di festa, periodo che si protrae tra l'Epifania e i giorni grassi del martedì e giovedì primo della Quaresima. Quindi vi dico, fratelli miei, che da domani dovrete smettere di banchettare e prepararvi ad affrontare il lungo periodo di digiuno e di preghiera. Innanzi al corpo defunto del Carnevale, io dichiaro aperta la processione verso il destino del ferro. Che Dio vi benedica. Amen.